2 hours later. Cari compagni di avventura Marvel settimanale, devo dirvi la verità, ho appena visto Venom, la furia di Carnage e credo in tutta la mia onestà, in quella che è il mio essere un fallito comunque opinionista dello storytelling, è un gran bel film, credo sia tra i migliori film che ho visto negli ultimi 15 anni, insomma per uno che ne ha 28 vuol dire che è tra i film più belli che ho visto in tutta la mia vita. Non so nemmeno da dove cominciare sinceramente, ci sono un sacco di tematiche super 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 interessanti che possono essere sviluppate e c'è da dire che facciamo così, partiamo dal rapporto tra Eddie Brock e Cletus Cassidy, che è un po' traumatico per certi versi per quello che è insomma il mio percorso di studi, quindi quella che è la mia persona essenzialmente a livello pregresso, e la parte pregressa è fondamentale perché riporta alla mia mente le lezioni di etica dell'università, e dove quindi viene messa in scena tutta questa dinamica del rapporto tra il giornalismo e come viene raccontata la storia dei serial killer, che è molto particolare e molto peculiare perché è proprio un problema del dibattito quotidiano, reale, del nostro mondo essenzialmente, quindi della realtà, e dove per l'appunto viene mostrificata sempre la visione che si ha del serial killer, quando invece dal punto di vista etico, e se vogliamo anche dal punto di vista psichiatrico, è fatto noto che non c'è una correlazione genetica con la propensione all'omicidio seriale, ma invece c'è sempre una dinamica di situazioni pregresse dell'individuo che poi appunto a causa di traumi o vicissitudini varie, non è il mio campo, non sono psichiatra, ma potete approfondire nei vari paper che vi lascerò nell'info box, chiaramente si può sviluppare questo istinto omicida, che per l'appunto, ripeto, non è una questione genetica, ed è molto bello che quindi ci sia questa dinamica dove Eddie Brock, giornalista, deve andare a trattare quella che è la figura di Cletus Cassidy, che insomma si sviluppa proprio in questo modo. Quindi già a partire da questo approccio tematico a inizio pellicola ti fa già capire come questo film voglia proprio andarti a raccontare un sacco di elementi estremamente alti a livello culturale, concettuale, chiaramente mescolandoli al classico intrattenimento molto basic che può avere un cinecomic di mazzate, perché sì, c'è la componente mazzate ignoranti, però alla fin fine l'importante è che ci sia poi lo sviluppo tematico più che interessante. Altro aspetto molto interessante dello sviluppo del rapporto, qui in questo caso tra Venom e Eddie Brock, è proprio lo sviluppo per l'appunto della psicologia di Venom, di questo simbionte, dove per l'appunto lui, per quanto la sua natura gli imponga e sia prevalentemente questo essere che è dedito alla distruzione, lui vuole comunque abbandonare questa indole, no, da distruttore eterno, per diventare l'eroe della storia. Quindi lui anela, no, questo desiderio di diventare finalmente una creatura accettata dagli altri, non più discriminata. Infatti c'è anche una scena di, diciamo, coming out, dove per l'appunto lui urla ai quattro venti che vuole essere riconosciuto e vuole essere accettato da tutti quanti. Quindi questo tema dell'evoluzione progressiva è come la maturità sociale porti anche all'abbandonare tutte quelle che sono le pulsioni istintuali, e che di fatto poi è ciò che caratterizza la specie umana dalle bestie. Effettivamente è molto bello come sviluppo, è molto bella come trattazione, ripeto, ha un sacco di layer sovrastrutturali questo film, come se fosse un po' una cipolla, quindi con il layer base che, ripeto di nuovo, l'intrattenimento da cinecomic, ma che poi si può sviluppare e sovrastrutturare con un sacco di approfondimenti interessanti. Cioè proprio wow, quando ti riporta alla mente tutti questi studi universitari, cosa puoi dire? Se non che è fenomenale questo film. Abbiamo poi la contraddizione del parassita che vuole l'autonomia, cosa che è senza senso concettualmente, perché se devi essere una creatura simbiontica, quindi per poter vivere devi per forza attaccarti a un altro essere vivente, volere l'autonomia da quell'essere vivente perché pian pianino il tuo ospite inizia a stufarti, è molto particolare come sviluppo del carattere di un personaggio. Se vogliamo è un po' come un vampiro che di punto in bianco vuole diventare erbivoro, quindi è proprio contro natura per quella che è la natura del personaggio, però è molto interessante poi lo sviluppo tematico che viene costruito, anche perché ricordiamolo, la sceneggiatrice di questo film altri non è che la stessa sceneggiatrice che ha anche fatto Saving Mr. Banks, che secondo me è un film pazzesco e che mi ha coinvolto emotivamente sempre un sacco, ogni volta che lo rivedo piango guardando quel film.
Un aspetto che ho particolarmente apprezzato, chiaramente, sono quei piccoli riferimenti al mondo fumettistico, quindi che non sono prevalenti, perché ricordiamoci che un film deve essere autonomo rispetto al fumetto, quindi per capire il film non devo aver letto il fumetto, però ci sono comunque questi piccoli riferimenti che funzionano un po' come easter egg, ma che fanno appunto risvegliare nella mente del lettore storico di fumetti determinati elementi, determinati parallelismi che poi effettivamente ti fanno immergere ancora di più e ti fanno comprendere dove lo storytelling del film Venom e in generale del franchise Venom vanno a parare, perché poi il tutto si ricollega con la scena dopo i titoli di coda. Quindi per l'appunto è molto più fruibile ovviamente per uno che lette i fumetti, ma si comprende tutto chiaramente anche per chi naturalmente è a digiuno di fumetti e ha visto unicamente il film. Quindi se tu hai letto i fumetti comprendi istante il riferimento a Knull, mentre se tu i fumetti non li hai letti non sai chi si sta parlando in quel momento di Knull, ma ti si apre uno spiraglio narrativo e quindi capisci che ci sia un universo narrativo molto più grande che si sta pian piano espandendo e che quindi nei prossimi film verrà narrato. Tornando quindi al discorso dei parallelismi con il fumetto, chiaramente qui c'è una distinzione netta dei fumetti per quanto riguarda la creazione di Carnage, perché se il fumetto avveniva con determinate dinamiche, che non voglio raccontarvi perché secondo me dovete proprio recuperarvi le run di Carnage e Venom, ce ne sono alcune che sono fantastiche tra l'altro, qui in questo film viene tutto gestito come un Carnage che si sviluppa e nasce dalla separazione di Venom a causa della rabbia repressa di Venom nei confronti del suo ospite, perché come detto prima, chiaramente, dato che Venom inizia a voler rigettare questo suo parassitismo nei confronti di Eddie Brock, si stacca Carnage, che un po' se vogliamo come il Majin Buu cattivo, si stacca dal Majin Buu che stava diventando progressivamente buono perché non accetta questa nuova natura del personaggio. Quindi è molto interessante come sviluppo, c'è questo vibes alla Toriyama che è sempre particolarmente bello e accattivante per chi insomma mastica parecchio il fumetto tradizionale giapponese e perché no uno dei capisaldi della narrativa giapponese, come per l'appunto il buon Dragon Ball. Quindi abbiamo questa sorta di contrapposizione sia ideologica che tematica, che anche per certi versi dal punto di vista sociale e culturale, dove abbiamo una sorta di due facce della stessa medaglia tra il rapporto simbiotico di Venom e di Eddie Brock e quello di Carnage e di Cassius. Quindi anche qui molto bello lo sviluppo, perché per l'appunto manda in parallelo questi due personaggi, o meglio questi quattro personaggi che poi sono due entità che sono contrapposte perfettamente ma perfettamente bilanciate. Viene una certa utilizzato un escamotage visivo che sfrutta l'animazione tradizionale e lì davvero brodo di giuggiole personalmente, perché riesce a coinvolgerti un sacco e riesce a narrare le vicende passate del personaggio in una maniera che è molto coinvolgente, un po' se vogliamo come il racconto di tre fratelli in Harry Potter. La funzione narrativa è la medesima e anche, come dire, l'effetto sia visivo che narrativo è il medesimo, allo stesso livello di coinvolgimento. Chiaro che il tutto dipende dal fatto che Harry Potter era già uscito da moltissimi anni, quindi hanno semplicemente sfruttato questo escamotage visivo e narrativo di Harry Potter, però riproposto qui, per quanto sia appunto una riproposizione, funziona sempre. D'altronde, come dico sempre, non si inventa più nulla dei tempi di Aristotele a livello narrativo, quindi insomma ci sta anche, non è che bisogna sempre star lì a fare i radical chic di turno, ecco. Funziona, è bello, va benissimo così. Non è una gara a chi è arrivato prima, ecco. Anche in realtà lo screen time dei personaggi secondari e terziari è effettivamente ottimamente gestito, perché riesce a darti questa panoramica generale e a creare dei personaggi che sono a tutto tondo. Quindi hanno delle pluristratificazioni anche loro a livello di caratterizzazione, di personalità e di identità. E quindi per quanto il tempo magari in cui compaiono sia relativamente poco, perché chiaramente i personaggi principali devono essere quelli prevalentemente presenti nella pellicola, mentre i secondari e ancora di meno i terziari, insomma, devono essere sempre meno presenti a livello proprio di tempo in cui sono a schermo. Però in quel poco minutaggio che hanno a disposizione, sfruttando elementi narrativi come è stato fatto per esempio nel Silenzio degli Innocenti, dove addirittura, se non avete visto il film non vi faccio spoiler, ma c'è un attorone che ha vinto l'Oscar con quella pellicola con pochissimi minuti di screen time, se non sbaglio 12-13 indicativamente. Quindi sfruttando meccanismi narrativi analoghi, con poco screen time, qui i personaggi secondari e terziari riescono a veramente tirar fuori tutto quello che serve e a valorizzare ancora di più i personaggi principali, che invece di tempo a schermo ne hanno molto di più. Quindi insomma, volendo tirare le somme, questo film, ripeto, è pazzesco.
e sono molto contento di aver viaggiato nel multiverso per arrivare in questo mondo alternativo di Terra 634. Perché d'altronde qui, invece che nel nostro vero universo di origine, dove c'è stato un evento Nexus che ha fatto dire al buon Andy Serkis no, non posso dare la sceneggiatura a quel fallito di Tom Hardy che è un bravissimo attore, ma che non sa scrivere una sceneggiatura, ha dato la sceneggiatura a una reale sceneggiatrice e che quindi ha sviluppato una storia come si deve con tutti i crismi del caso. Perché nel nostro mondo di origine, invece, questo film è una merda epocale. Perché prende tutti gli spunti interessanti che ci potevano essere e li butta nel cesso, tirando lo sciacquone, pure ridendoci sopra. Anche per oggi, insomma, l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi privatamente, per seguirmi o per supportare il mio progetto divulgativo sul web. E in tal senso voglio ringraziare tutti i ragazzi che mensilmente supportano attivamente il mio progetto su Patreon. Perché se riesco a fare così tanti video e con una qualità superiore è indubbiamente merito vostro. Se siete arrivati fino a questo punto del video, comunque scrivete nei commenti hashtag peperoncino. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!